Musica, alimento dell'anima. L'uomo con il suo spirito ha bisognevole di alimentarsi. Ma qual è il nutrimento dell'anima? Esso è costituito da vari alimenti: la fede, l'amore, la cultura, gli ideali, la poesia, l'arte e la musica. Si è tenuto giovedì 4 gennaio presso la chiesa di San Felicissimo in Petruro l'ultimo appuntamento che ha visto protagonista la banda musicale Città di Forino, dopo le precedenti esibizioni tenutesi in Forino presso la chiesa di San Biagio ed in Celsi presso la chiesa di Sant'Anna. Non può esserci migliore inizio per questo nuovo anno che il coniugare anima, cuore e mente con il collante delle dolci note dedicate al Natale. La banda musicale, fondata nel dicembre del 2015, conta circa 30 elementi e tende alla valorizzazione e diffusione della musica. Buonasera e buon anno a tutti. Non può esserci migliore inizio per questo nuovo anno che il coniugare anima, cuore e mente con il collante delle dolci note del concerto di Natale che questa sera nella chiesa di San Felicissimo chiuderà il trittico di appuntamenti tenutesi il 26 dicembre nella chiesa di San Biagio in Forino e il 28 nella chiesa di Sant'Anna in Celsi. Infatti avremo modo di apprezzare qui questa sera la banda Città di Forino che, devo dire, si sta facendo veramente largo con numerosi consensi. Si sa che nelle storie locali corrisponde sempre una banda che aggrega. Riscopriamo i valori tipici di una volta, che i nostri giovani ne hanno bisogno, essendo questo un valido motivo di intrattenimento per i giovani stessi. La banda Città di Forino è stata fondata il 16 dicembre del 2015 da un'idea dell'intera comunità e guidata da Antonio Varetta con circa 30 elementi e tende alla valorizzazione e diffusione della musica. L'orchestra è composta da fiati e percussioni, presenterà questa sera diversi brani natalizi, accogliendo l'Epifania con un finale effervescente, tutto a sorpresa. Il concerto sarà diretto dal maestro Giuseppina De Filippis. Facciamo un applauso. Thank you.
La musica, nutrimento per eccellenza dello spirito, racchiude in un abbraccio il pensiero, il gusto del bello, la gioia di vivere.